Buongiorno a voi, un compleanno significativo, una cifra tonda, in oltre un secolo e mezzo il motto è esserci sempre al servizio della comunità. Il momento celebrativo torna in presenza dopo 2 anni qui dalla terrazza del Pincio, da dove vi parliamo e dove sono attese le più alte cariche dello Stato. Il Presidente Mattarella arriverà intorno alle 11 per dare il via alla cerimonia e poco fa ha inviato il suo messaggio al capo della polizia Lamberto Giannini, evidenziando il ruolo cruciale della polizia nel favorire soccorso, assistenza, integrazione, affermazione della legalità, scrive Mattarella, contributo alla coesione sociale come testimoniato di recente anche dall'importante apporto offerto durante la pandemia. Sono il quotidiano vissuto della polizia di Stato. Accanto a me, prego l'operatore di allargare il campo, c'è il primo dirigente della Polizia di Stato, Anna Rita Gifuni. Dicevamo, non è soltanto occasione di memoria questo momento celebrativo, ma anche occasione di bilanci e di risultati raggiunti. Sì, oggi finalmente dopo 2 anni torniamo in questo splendido luogo che è la terrazza del Pincio per celebrare il nostro anniversario. 170 anni di storia, una storia che parte dal lontano 1852, quando fu istituito il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. E rileggere, ripercorrere questi 170 anni è un po' come rileggere la storia del nostro paese, una storia nel corso del quale la Polizia di Stato si è adattata ai cambiamenti della società. Abbiamo cambiato ordinamento, abbiamo cambiato anche la foggia delle uniformi ed oggi ci approntiamo a cambiare anche i nostri modelli operativi per affrontare le nuove sfide criminali, da ultimo il cybercrime. Un momento appunto importante in cui il Presidente della Repubblica conferirà la medaglia d'oro al valor civile, alla nostra bandiera, per le attività che le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno compiuto durante l'emergenza Covid. 2 anni in cui nessun ufficio della Polizia di Stato è mai stato chiuso. Abbiamo messo in campo tutte le nostre specialità, tutte le nostre componenti in maniera sinergica, cercando poi di coniugare il rispetto delle regole e della legalità con quel senso di umanità e di empatia che comunque la popolazione ci chiedeva in questo difficile momento. Sarà anche l'occasione per ricordare, per dare il giusto riconoscimento anche ai nostri caduti, per riconoscere le promozioni per merito straordinario per quegli uomini che si sono distinti in particolari azioni che hanno salvato vite umane. Sarà anche il momento di premiare i nostri atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro, che sono reduci dai successi di Tokyo e di Pechino e quindi verranno premiati dal Presidente della Repubblica con delle promozioni. Dunque Marzia, è tutto pronto, naturalmente fervono ancora i preparativi per l'attesa del Capo dello Stato, non solo Mattarella, ci sarà anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e naturalmente il Capo della Polizia Lamberto Giannini. Volevo semplicemente farvi vedere a favore di telecamera l'arazzo della Polizia preparato dai maestri infioratori del Comune di Genzano, così come il conio di una moneta da 2 euro proprio per celebrare questo momento. Se non avete domande io vi restituirei la linea.